piace Massimo salire. Poi andiamo se me lo ricordi. Vai! Bentornati! Questo video, la seconda parte sulle nostre esperienze in Giappone. Oggi parleremo in particolare del viaggio in Giappone per allenarsi nelle arti marziali. Sigla! Abbiamo Diego, che è un praticante di karate, che come me ha viaggiato, più di me, ha viaggiato in Giappone e ha una particolarità che io gli invidio, ovvero che lui parla giapponese. Ci provo, no. E quindi sicuramente lui nelle sue esperienze si è trovato molto meglio di me. Allora, oggi affrontiamo appunto il discorso di viaggiare in Giappone per allenarsi, per fare esperienza nelle arti marziali, qualunque arte marziale voi pratichiate. Cercheremo di, con le nostre esperienze, di giungere a una conclusione e scoprire i motivi per cui vale la pena andare ad allenarsi in Giappone e scoprire anche i motivi per cui non vale la pena andare ad allenarsi in Giappone. Giusto, Diego? Certo. Quindi direi di iniziare con la prima cosa, la più importante. Per allenarsi in Giappone dobbiamo andare in Giappone. E non è poco. E non è poco, è vero, assolutamente. Ora, quello tutti lo sappiamo, anche chiunque abbia mai voluto fare una vacanza in Giappone, il costo può essere effettivamente uno scoglio, non da poco. Quindi, appunto, anche per questo, diciamo il tema, come ti ho detto, delle conclusioni che vogliamo trarre, quando effettivamente vale la pena, quindi anche quando vale la pena proprio affrontare da un punto di vista economico una spesa così importante e quando invece forse magari è meglio stare a casa. Una cosa importante, diciamo, bisogna andare in Giappone, viaggio, quando? Allora, per esperienza vi dico che possiamo dire che i dojo in Giappone sono praticamente sempre aperti. Quindi se voi avete il tempo libero delle vacanze di agosto, comunque potrebbe valere la pena andare in Giappone perché i dojo sono aperti, non come qui da noi. Naturalmente c'è anche da valutare il tempo di permanenza che uno ha a disposizione, sia a livello proprio di tempo materiale che anche di disponibilità economica, quello ci si può adattare. Comunque il tempo di permanenza, io ho fatto anche delle puntate, diciamo, di una settimana ed è un grosso stress. Diego, per esempio, è stato per alcuni mesi, diverse volte, in Giappone, sicuramente non ha avuto lo stress che ho avuto io. I costi del viaggio. I costi del viaggio, se uno si prepara con largo anticipo, può trovare... Quella è la chiave. Quella è la chiave. Può trovare i biglietti per il Giappone ad un prezzo abbastanza vantaggioso. Sì, io nel mio caso, per esempio, sono stato fortunato quando sono andato, sempre prenotato, almeno 3 mesi prima, almeno. Se poi si riesce ancora, se siamo sicuri di andare, meglio ancora prima, forse si riescono a trovare anche delle occasioni migliori da un punto di vista di prezzi, di biglietti, prenotazioni hotel laggiù e quant'altro. Però ecco, almeno 3 mesi prima io penso sia il tempo minimo per poter procedere alla prenotazione di un biglietto aereo, ecco. Io nel mio caso il viaggio andata e ritorno più o meno si è sempre aggirato intorno agli 800 euro. Quelli sono i prezzi. Se si prende più a ridosso della data di partenza non è fuori dal mondo pagare anche 1.600, 2.000 o così. Un consiglio che vi posso dare è quello, naturalmente, per chi abita, che ne so, in città tipo Milano, Roma, può trovare anche dei voli diretti, Roma, Tokyo. Per tutti gli altri invece, io non consiglio di prendere il biglietto appunto diretto a Roma-Tokyo, ma magari poi mi tocca spostarmi col treno fino a Roma, poi da Roma prendere l'aereo. Consiglio comunque di prendere l'aereo dall'aeroporto della propria città, che comunque farà uno scalo. Il prezzo del biglietto non cambierà, però credetemi, quando ritornerete
dopo un lungo viaggio, atterrare direttamente nell'aeroporto della vostra città e in pochi minuti essere a casa, non è come atterrare a Roma e poi dover prendere la macchina o il treno e dover fare altre 4, 5, 6 ore per tornare a casa. Assolutamente, considerate che c'è un jet lag di 12 ore. Quindi ci vogliono circa 12 ore per arrivare in Giappone, loro rispetto a noi sono 6 o 8 ore. E quindi sì, tornare a casa in aeroporto e dover guidare. Bene, ma entriamo nel vivo. Allora, abbiamo preso il nostro aereo, siamo arrivati in Giappone. Quali sono le strade che posso sfruttare per allenarmi in Giappone? Attenzione, questo è un argomento molto delicato, per questo ho deciso di fare questo video. Non è che ci siano così tante strade per allenarsi in Giappone. Una cosa importante da dire è che, soprattutto per chi pratica karate, magari ha la credenza, l'idea che una volta atterrato sul suolo giapponese, dovunque si giri intorno troverà delle scuole di karate. Magari. Non è così. No, non è assolutamente così. Il karate è molto praticato, senza dubbio. All'università abbiamo un club dove i ragazzi, c'è una cultura anche della scuola molto diversa in Giappone. Tutti i ragazzi, la maggior parte perlomeno dei ragazzi, possono partecipare a attività di club nella scuola stessa, dalle superiori all'università, alle medie. Quindi ci sono tanti ragazzi che praticano i più svariati sport e le più svariate discipline. Il karate ovviamente è una di queste. Se si guarda però da un punto di vista proprio di interesse nazionale, forse lo sport è praticato il baseball. Quindi le arti marziali sì, soprattutto quelle giapponesi, nate in Giappone, fanno ancora parte della cultura giapponese, però ecco, non aspettiamoci i viali con i dojo e le insegne di dojo ad ogni angolo, perché non è assolutamente così. Tant'è vero che io stesso, quando mi sono andato ad allenare, la maggior parte dei maestri con cui mi sono allenato sfruttano, come succede anche qui in Italia a volte, le palestre che sono per esempio in campus universitari o nelle scuole o addirittura alcuni teatri proprio delle scuole che sono adibiti anche a palestre, uniscono entrambe le cose. Quindi ecco, sfatiamo questo mito che giro l'angolo c'è un dojo, ne giro un altro ce n'è un altro. No, non è così, magari, ripeto, egoisticamente parlando, ma non è assolutamente così. Anche perché i dojo intesi in questa maniera, nel vero senso della parola, i dojo antichi, ci sono, ma sono piccoli e praticamente quasi tutti a conduzione familiare, quindi piccola cerchia di allievi che hanno il permesso di partecipare alle lezioni e selezionati, quindi non è proprio così che arriviamo sul suolo giapponese. Comunque diciamo, siamo arrivati, il primo modo per allenarsi, diciamo, non conosco nessuno, non so niente, è il classico metodo facciamo fai da te. Come facciamo? Siamo arrivati, non conosciamo nessuno, abbiamo il nostro karate in borsa, ci vogliamo allenare e cominciamo a vedere di trovare una scuola. Fai da te. Allora, è un argomento delicato, perché in Giappone la cosa più importante di tutte a cui viene dato una grande valenza è sicuramente l'aspetto del rispetto e il rispetto delle regole. Quindi rispetto reciproco e delle regole. Questo è un punto essenziale per chi si vuole andare a allenare in Giappone e chi vuole fare un'esperienza in Giappone. Perché quando io mi voglio presentare a un dojo, è buona etichetta farsi presentare da qualcuno che già ha magari una connessione, una conoscenza al dojo stesso, quindi ci può introdurre al maestro, al sensei, ci può fare, diciamo, da tramite in questo caso. Questa è considerata buona etichetta. Quindi, se io vado in Giappone, mi presento alla porta di un dojo, soprattutto come diceva prima il maestro Lorenzo, in un dojo a conduzione familiare, quindi diciamo un pochino più tradizionale, e pretendo di allenarmi, oh buongiorno, io sono venuto ad allenarmi. No. No. Non riuscirete ad entrare. No. Probabilmente non vi faranno proprio neanche entrare, ma neanche a guardare, non solo praticare. Quindi questo è l'aspetto fondamentale. Fai da te, però conoscendo il giusto approccio.
ha una cultura molto diversa dalla nostra e che è presente anche molto forte, ha una presenza anche molto forte all'interno della pratica delle arti marziali stesse. Questo direi che è la prima cosa su cui bisogna assolutamente fare attenzione. Farsi presentare da qualcuno di bello. Quindi col turismo, diciamo, con il viaggio marziale fai da te, è molto probabile che non riuscirete ad allenarvi da nessuna parte. A meno che non vi accontentiate di una zona molto, diciamo, di un posto dove potersi allenare molto turistico, abituato ad avere a che fare con gli stranieri, quindi il cosiddetto, diciamo, un dojo che è un, fa un po' di specchietto per le allodole da questo punto di vista, per quella che è la pratica poi del karate e delle arti marziali in generale. Ci sono dei dojo, tante federazioni che operano a livello internazionale. Essendo queste federazioni, queste associazioni abituate ad avere a che fare con persone straniere, sono meno intransigenti quando si tratta di etichetta. Però la pratica di allenamento potrebbe variare rispetto alla pratica in un posto più tradizionale, mettiamola così. E questo infatti ci introduce al secondo modo per potersi allenare in Giappone, ovvero il turismo marziale. Cos'è il turismo marziale? Come già accennato da Diego, sono dei dojo, delle palestre, che già dal loro sito internet, disponibile anche in varie lingue, lo potete trovare non solo in giapponese, se girate su internet troverete questi posti dove, diciamo, il gaijin, lo straniero, è ben accetto. Naturalmente c'è da pagare per entrare e a volte nemmeno poco, quindi considerate che una lezione strutturata di qualche ora dedicata che voi prenotate vi potrebbe costare anche più di 100 euro, tradotto in soldoni, ecco. Però come diceva Diego è un po' appunto uno specchietto per le allodole, dove io nell'ultimo viaggio a Asakusa c'è un posto appunto dove praticamente ti puoi allenare e ti fanno anche il filmato con il tameshiwari, ti fanno rompere questi blocchi che sembrano di cemento, in realtà sono di una grappa, non lo so di cosa sono fatti, volevo andare, non sono riuscito ad andarci, però ecco, è un modo per allenarsi. In realtà non approfondirete niente in questi, diciamo, in questi posti qua, e vi costerà anche dei soldi, perché molte volte i giapponesi sono molto abili in questo. Oltre alla lezione cercheranno anche di prenderti dei soldi per portarvi a mangiare, questo vi sembrerà quasi un trattamento di privilegio, in realtà hanno preso dei soldi per portarvi a mangiare dove ci guadagnano, vi offriranno di comprare il gadget, la maglietta del dojo e così via. E quindi alla fine però di arte marziale, diciamo di karate, di qualsiasi altro stile o arte marziale voi pratichiate, ne vi allenerete veramente poco in questo caso qua. L'aspettativa che uno può avere dell'accoglienza giapponese, noi immaginiamo i giapponesi come persone fredde, distaccate, che non si guardano nemmeno negli occhi, in parte può essere vero, però in parte anche no. E qui mi ricollego al discorso che facevamo precedentemente della etichetta, delle regole da seguire quando andiamo in Giappone. Come ha detto Lorenzo, se io vado a fare il cosiddetto turismo marziale, quindi vado, pago una vagonata di soldi per potermi allenare, senza considerare l'etichetta, si incorre in tutto quello che maestro Lorenzo ha detto fino adesso. Invece, se io mi approccio a un dojo, io ho avuto la fortuna di poterlo fare quando ho avuto la mia esperienza in Giappone, ho la possibilità di essere introdotto, di avere un contatto direttamente sul posto che mi presenta, fa sapere chi sono, perché mi voglio allenare in quel determinato ambiente, in quel determinato dojo, con quel determinato sensei. Questo porta ad una grande apertura. Io ho trovato sempre persone molto, 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 molto disponibili, fin troppo forse. La cena non si paga, dopo il dojo si va a bere, a mangiare insieme. Sono stato introdotto anche a maestri di altre discipline oltre il karate, conoscenti del maestro presso il quale, anche di uno dei maestri presso il quale mi sono allenato. Mi hanno portato a far vedere un pochino anche la città, mi hanno fatto un po' da cicerone anche questo quando sono stato là,
E questa è una cosa molto bella, che ti fa sentire molto molto gratificato, che rende la tua esperienza estremamente piacevole e ricca di valore, perché ti arricchisci non soltanto da un punto di vista marziale con l'allenamento e la pratica, ma anche da un punto di vista culturale, vivendo il Giappone a 360 gradi. Tutto però si rifà di nuovo, non so se si è capito che questo secondo me è il punto più importante di tutti, all'etichetta, alle buone maniere. Quindi andare in Giappone per allenarsi, fai da te, un turismo marziale e non conoscere, diciamo, un po' le basi dell'etichetta, di come porsi con i giapponesi e soprattutto anche con i maestri, e soprattutto con i maestri giovani, ma con i maestri anche magari più anziani, non sapere alcune cose basilari comprometterà di sicuro la vostra esperienza. Veniamo adesso alle modalità, diciamo, alle possibilità per allenarsi più facili, le vie più dirette che ci sono. La prima, che è quella assolutamente mi mette abbastanza al sicuro da tutto, è se il vostro caposcuola è un giapponese e ha sede in Giappone, voi come praticante di quello stile a cui il caposcuola fa riferimento, in questo caso il chiamiamo super maestro in Giappone, ecco, in questo caso voi, diciamo, avrete per buona parte, per l'80%, la strada già spianata, perché naturalmente il caposcuola di uno stile accoglie naturalmente tutti gli studenti della propria scuola. Attenzione però, quello che ripete Diego, presentarsi comunque, diciamo, come se si fosse, tra virgolette, a casa propria, perché il nostro stile è la nostra scuola, non ci dà comunque il permesso di poterci comportare come ci pare. Assolutamente no. Si può essere i fratelli, le sorelle del maestro presso cui ci si va a allenare, non cambia niente. Se non c'è rispetto, se non c'è umiltà, quando andiamo ad allenarci, soprattutto in un posto come il Giappone, in cui questi sono valori molto forti, non andremo da nessuna parte e avremo soltanto esperienze negative. Se avremo la fortuna, di farla questa esperienza, perché non è detto neanche ci sarà lasciato fare. In questo caso però state andando a allenare dal vostro caposcuola, che fa riferimento comunque al vostro stile, ma noi parliamo, io voglio andare in Giappone perché voglio provare anche un'altra scuola, voglio fare un'esperienza diversa. C'è, per farla al meglio questa esperienza, c'è un'unica e sola via, ed è quella di conoscere qualcuno che ci introdurrà al maestro della scuola questione, ed è questo l'unico modo per avvicinarsi e per essere ammesso agli allenamenti e alle lezioni sul suolo giapponese, diciamo senza intoppi. Chiaramente ripetiamo sempre che l'etichetta è molto importante. Quindi avere una persona di riferimento che può essere una persona che pratica in quel dojo, ma anche una persona esterna che si prenderà la responsabilità di prima persona di andare a parlare con il maestro, con segretario, con gli insegnanti di quella scuola, proporrà che uno straniero verrà ad allenarsi e chiederà se potrebbe con gentilezza essere ammesso a guardare o a praticare nelle lezioni. Nell'ultimo viaggio che ho fatto, io nei viaggi precedenti ho sempre incontrato il nipote, diciamo, del figlio del sensei, del maestro, del grande maestro Shigeru Egami. Ho sempre incontrato il nipote. Nell'ultimo viaggio, dopo diverse volte che ci eravamo già incontrati, il nipote del maestro mi ha introdotto a quello che è il figlio, il primogenito del maestro Shigeru Egami. Quindi il nipote ha dovuto garantire per me nei confronti di suo zio, praticamente. Grazie a questa raccomandazione, a questa introduzione, ho potuto allenarmi alla Waseda University, ho avuto l'onore appunto di incontrare il maestro, poi mi diceva Diego, c'era già pronta la cena, non ho pagato niente, ci hanno portato anche a giro, anzi alla fine la lezione e la cena si sono protratte diciamo nella notte, non c'era più metropolitane e quindi loro mi hanno riportato fino a Asakusa in macchina. E quindi questo sicuramente è la via migliore per apprendere, per allenarsi in Giappone in tutta, diciamo, tranquillità. Sì, questo Che no. poi sono anche le esperienze migliori, quelle che hai fatto anche tu. Certo, assolutamente. Umiltà è la parola d'ordine. Umiltà,
andare in un dojo, anche se è il dojo della propria scuola, io consiglio sempre fortemente presentarsi con la cintura bianca. Noi ci dobbiamo presentare sempre spogliati di qualunque cosa noi possiamo avere la presunzione di sapere o di saper fare. Noi dobbiamo andare lì con la massima umiltà, pronti ad imparare tutto quello che ci verrà insegnato, perché se avremo la fortuna di allenarci, se saremo umili appunto abbastanza e avremo seguito tutti gli step necessari per poterci allenare, potremo fare veramente una bellissima esperienza, ma soltanto se mettiamo la nostra umiltà in primo piano. Quindi questa è una cosa che non si potrà mai stressare abbastanza, non si potrà mai enfatizzare abbastanza, di quanto sia importante per allenarsi e avere un'ottima esperienza di allenamento in Giappone. L'altra cosa importante, in qualunque di questi casi voi vogliate rientrare per allenarvi, una parola importante sarà sempre questa: adattamento. Adattamento. Quindi adattatevi per mangiare, adattatevi per dormire, ma adattatevi anche quando siete all'interno del dojo. In alcuni dojo, per esempio, non vi faranno allenare col vostro karate gi, se magari avete scritte varie, ma alcuni dojo pretendono che voi indossiate un karate gi fornito da loro. E vi dovete adattare, come diceva anche Diego, presentarsi con la cintura bianca, vi dovete adattare. A volte le lezioni in Giappone non sono come noi ce l'aspettiamo, cioè fare classe con tutti i movimenti, kata, kion, ma molte volte le lezioni in Giappone sono anche molto parlate, dimostrative, teoriche, cioè gli allievi stanno seduti per gran parte del tempo e il maestro spiega e fa vedere tecniche, a volte saltando anche da un argomento all'altro, tra l'altro, e magari la lezione si conclude in quel modo lì. Bisogna sapersi adattare, in questo modo sicuramente riuscirete a trarre vantaggio e sicuramente riuscirete a riportare qualche cosa. Questo senza dubbio, l'adattamento è sicuramente un aspetto molto importante, perché comunque dobbiamo sempre considerare che anche se pensiamo di avere familiarità con una cosa che magari facciamo da tanto, nel mio caso mi alleno da quando ho 5 anni, mi alleno da più di 26 anni a fare karate, ma questo non vuol dire che io vado in Giappone, sono a casa mia, so già fare tutto, no, assolutamente no, questo è l'approccio più sbagliato che si può avere. Io vado là, sto a quello che mi viene detto, per rispetto in primis, perché è una cultura molto diversa dalla nostra, che ha dei valori molto diversi dai nostri. Quindi, come diceva Lorenzo, molte scuole non vi faranno tenere il proprio dogi. Tante volte invece il dogi bianco, se non ci sono troppe scritte, nome del dojo, nome, quelli possono anche andare bene solitamente, nella mia esperienza, però ecco, ora solitamente ci sono nomi delle federazioni, loghi e quant'altro, ecco, come dice Lorenzo, quelli 9 volte su 10 potete scordarveli, perché non sono ben visti, ecco, non sono ben visti. Tutto quello che è, diciamo, che vuole essere messo in mostra non è considerato come, diciamo, puramente, come si può dire, canonico in Giappone, non viene visto di buon occhio, ecco. Io nella mia fattispecie mi sono ritrovato, so che anche Lorenzo ha avuto un'esperienza del genere, di doversi cambiare nel corridoio, perché magari non c'era l'accesso, cioè, a me il maestro in uno dei dojo in cui sono stato mi ha detto: vai, ti puoi cambiare lì, vai lì, ci sono le scale, cambiati lì, e si prende la borsa, ci si cambia sulle scale, non è da dire no, scusa, io mi voglio cambiare lo spogliatoio, no. Perché in quella palestra non ci metterete, in quel dojo non ci metterete mai più piede, ve lo posso garantire. Bisogna adattarsi. Certo, e bisogna soprattutto avere tanta tanta voglia di imparare una cultura molto diversa dalla nostra e di cercare di farla nostra il più possibile per il tempo che ci saremo a contatto. L'ultimo argomento da trattare, prima di passare alle nostre conclusioni, vi diremo motivi per cui vale la pena allenarsi in Giappone, motivi per cui non vale la pena allenarsi in Giappone sintetizzati, ma un ultimo argomento secondo me molto importante da non sottovalutare è conoscere l'importanza del no diretto per i giapponesi, che non esiste. Il no diretto per i giapponesi è ritenuto sconveniente fra di loro, figuriamoci anche quelli stranieri. E quindi questo è un argomento molto importante, perché tante volte, se io non conosco la cultura o l'etichetta,
sono portato a credere che qualsiasi cosa io possa chiedere o proporre mi viene detto di sì anche con entusiasmo. In realtà molte volte non è così. No, non è così perché viene visto proprio come parte loro integrante della cultura giapponese una forma di scortesia. Io cerco di farti capire che magari la cosa che stai facendo non è il caso o che stai chiedendo. O che stai chiedendo, certo, anche se stai chiedendo una cosa che quella cosa non ti sarà concessa, ma ti si cerca di farti arrivare attraverso un percorso a quella conclusione. Non c'è mai la risposta veramente diretta. Molto viene lasciato intendere, quindi dobbiamo essere bravi noi, di nuovo, dall'adattamento di cui parlavamo prima, a capire questo modo di rapportarsi con il prossimo che è proprio della cultura giapponese. Ripeto, è una questione vista proprio con un discorso di rispetto. Io se sono troppo brusco vuol dire che ti sto probabilmente anche mancando di rispetto, quindi cerco nella maniera più gentile possibile di arrivare a dirti la stessa cosa, ma in modo tale che non essere troppo scortese nei confronti della persona alla quale mi sto rivolgendo. Questa è una cosa molto comune nella cultura giapponese. Magari si potrà cercare di far capire, non lo so, mi voglio allenare in questo dojo, no, ma il maestro è a uno stage di là, comincerà tra poco, sì, adesso vediamo, forse sì. Esatto. Questi sono già tutti i segnali che vi fanno capire che dovreste ringraziare e andare via. E andare da un'altra parte. Perché sicuramente non otterrete nulla, o se riuscirete per cortesia, proprio per non poter dire di no, a ottenere qualche cosa, sicuramente non sarà mai quello che vi aspettate. Non sarà mai quello che vi aspettate, anche perché vorrà dire che voi non avete capito le intenzioni di chi sta davanti. Avete forzato diciamo una situazione. Esatto. Quindi forzandola e sempre si comporteranno di conseguenza. Allora ecco che lì si riscontrerà e ci si incontrerà, ci si troverà davanti a quello che dicevo prima, che è un po' il luogo comune che abbiamo delle persone giapponesi, come persone fredde, distaccate e magari che non ti guardano nemmeno negli occhi. Ecco, quello è il sintomo principale che vi dice avete sbagliato tutto. Brutta esperienza. Molto brutta, molto brutta. Bene, vediamo alla fine del video, sintetizziamo 3 buoni motivi per allenarsi in Giappone e 3 buoni motivi per non investire tempo e soldi per andare a allenarsi in Giappone. Non vale la pena andare in Giappone ad allenarsi se secondo me considerate le arti marziali, nel mio caso il karate, nel vostro potrebbe essere aikido, jujutsu, ninjutsu, quello che volete, se lo considerate soltanto un hobby, un passatempo, un qualcosa per magari tenervi in forma, o se avete cominciato da veramente veramente poco e siete proprio alle prime armi, diciamo siete ancora dei principianti, proprio in erba, allora forse la spesa che comporta andare a allenarsi in Giappone forse in quel caso non vale la pena, perché non potreste godervi l'esperienza veramente appieno, soprattutto se considerate le arti marziali come un modo, un esercizio fisico meno noioso di quanto può essere andare in palestra a sollevare dei pesi o a correre sul tapis roulant. Ecco, allora quella maggior ragione vi consiglio di lasciar perdere, perché non ne vale assolutamente la pena, perché le arti marziali giapponesi, ma questo concerne un po' tutte le arti marziali tradizionali che esistono al mondo, sono molto, ripetiamolo ancora, molto imbevute della cultura nelle quali sono state create e sono nate. Quindi è un'esperienza a tutto tondo e non un modo per fare esercizio fisico, è un percorso di crescita. Karate Do, il Do alla fine, inserito da Funakoshi storicamente, sta a significare proprio questo, dopo la parola karate, una via di perfezionamento, una via del perfezionamento del carattere, un modo di essere, uno stile di vita. Il secondo motivo per non andare in Giappone perché non ne vale la pena è se anche non sono un principiante, pratico da diverso tempo, ma non ho nessun contatto e soprattutto non conosco l'etichetta e non conosco la cultura giapponese. Come abbiamo detto prima, potrebbe non valere la pena perché per un discorso appunto di etichetta e del corretto modo di porsi potremmo a questo punto trovare le porte chiuse
a causa appunto del nostro comportamento che non si è rivelato adeguato alla situazione. Assolutamente, l'abbiamo stressato più volte, abbiamo enfatizzato questo punto tanto durante il video proprio perché personalmente ritengo che sia il punto principale. Se non si è disposti a aprirsi ad una cultura e a calarsi, certo, anche questo certo. Lasciate perdere perché l'esperienza non vale la pena e non farete esperienza, proprio non la, probabilmente non riuscirete proprio a farla, non vi sarà concesso fare l'esperienza che voi cercate. Il terzo motivo per non andarsi ad allenare in Giappone è che anche se avete conoscenza dell'etichetta, anche se siete disposti a girare, a passare delle ore per cercare un dojo e chiedere, ma non avete spirito di adattamento. Questo sicuramente è una buona ragione valida per rinunciare fin dall'inizio, perché le modalità con cui vi può essere proposto di allenare o di partecipare a una lezione potranno a volte essere non convenzionali. Quindi a questo punto o vi sapete adattare, avete lo spirito di adattamento, oppure sicuramente anche in questo caso non riuscirete ad entrare nel dojo. Assolutamente. Per quanto riguarda la mia esperienza, mi è capitato anche di dovermi allenare in un corso magari da bambini, proprio per il discorso di prima che dicevamo, si parte dalla cintura bianca, si parte con umiltà, quindi è molto importante sapersi adattare. Io mi alleno con i bambini, ma le cose che vengono dette anche a dei bambini sono molto 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 importanti, anche per noi, perché nel nostro modo molto spesso, quella che è stata la mia esperienza di allenamento sempre qua da noi, in Occidente, è molto distante anche da quella che è la modalità invece di adattamento, di allenamento che c'è in Giappone. Già ai bambini vengono insegnate delle cose che da noi vengono insegnate soltanto quando magari abbiamo già raggiunto un grado avanzato della nostra pratica. La respirazione, l'equilibrio, il modo di mettersi in sesa, il modo di fare un saluto, il modo di comportarsi correttamente all'interno del dojo, la stabilità di una tecnica, sono tutti punti già insegnati ai bambini, e se siete in grado di adattarvi, parola chiave adattamento appunto, imparerete tanto tanto tanto, ma veramente tanto. Veniamo adesso ai tre motivi fondamentali per cui vale la pena fare un viaggio in Giappone per allenarsi. Bene, il primo dei tre motivi per cui vale la pena sicuramente fare un viaggio in Giappone è, come abbiamo detto, se il mio caposcuola, se il caposcuola di riferimento del mio stile di arte marziale, di karate, di quello che volete voi, ha base, sede in Giappone, in questo caso sicuramente vale la pena perché verrò sicuramente accolto alle lezioni. Naturalmente però questo comporterà che io vado ad allenarmi in quello, nello stesso stile, che mi alleno tutti i giorni, quindi non avrò un'esperienza diversa. Però sicuramente se ho il caposcuola in Giappone vale la pena andare a vedere anche i loro metodi di allenamento, perché a volte anche essendo della stessa scuola, stesso stile, non è detto che la pratica sia comunque sempre allineata e uguale. Assolutamente, assolutamente al 100%. Infatti io pratico lo stile Shotokan per quanto mi riguarda. Ci sono miriadi di differenze che sono stato in grado di riscontrare in Giappone rispetto a come ci alleniamo qua. L'attenzione su dei piccoli dettagli che magari anche per come siamo fatti culturalmente in Occidente possono sembrare futili, noi siamo magari più scientifici, ci si basa sulla medicina sportiva per magari capire come dobbiamo, come non dobbiamo allenarci, invece che su una conoscenza, su una esperienza che si è costruita nell'arco di secoli, nello sviluppo di una determinata disciplina marziale, e che noi possiamo e abbiamo la grande fortuna di poter attingere se abbiamo la possibilità di allenarci in Giappone con un maestro giapponese che magari in questo caso sarà rappresentante della nostra scuola, del nostro stile, di quello che ci alleniamo, permettendoci quindi di crescere enormemente, di fare tanti passi in avanti nella nostra pratica quotidiana. Il secondo valido motivo per spostarsi e andare in Giappone ad allenarsi è se ho un tramite, una persona di fiducia giapponese che
che sia magari del circuito della scuola dove voglio presentarmi, che mi introdurrà, che mi farà, diciamo, da garante, prenderà tutti i contatti. A quel punto sono sicuro che quando arriverò in Giappone avrò il permesso, ho già avuto il permesso di presentarmi alle lezioni tramite il tramite. Saprò già l'etichetta, saprò già se posso allenarmi con il mio, con la mia divisa, oppure dovrò fare altre cose, se dopo ci sarà la cena, se dovrò portare un regalo, insomma saprò già tutto quello che devo fare. In questo caso vale sicuramente la pena di spostarsi e andare in Giappone. Vale la pena, e vale la pena in questo caso anche secondo me se il maestro, la scuola, il dojo dove dovete andare a allenare e il contatto che avete o in Giappone o anche presente in Italia, ma che a sua volta è in contatto col Giappone, anche se si tratta di uno stile che non è il vostro, perché avendo questa persona che fa da tramite, magari vicina all'altro stile, all'altro dojo, a quello che volete andare a praticare, vi può introdurre e avete la possibilità di fare un'esperienza anche diversa da quella che è la vostra solita esperienza del vostro stile di allenamento, ma che vi arricchirà comunque tanto, perché i principi base sono sempre quelli. Siamo tutti qui che ci alleniamo per raggiungere una vetta, non importa se ci arrivo da est, da nord, da sud o da ovest. L'obiettivo è sempre il solito per tutti. Ogni cosa che riesco a prendere da chiunque, in qualunque dojo, è sicuramente ben accetta e ci fa crescere, sempre. Questo perlomeno è il mio pensiero. E ripeto, se avrete la possibilità di avere un contatto con il Giappone, e magari storcete anche un po' il naso perché dici sì, vabbè, ma lui c'ha un contatto per, non lo so, per l'aikido, io fo karate, che non mi interessa. No, assolutamente, sbagliatissimo. Approfittate, nel buon senso della parola ovviamente, di questa occasione grandissima che avete per presentarvi in maniera consona ad un dojo in Giappone, ad un maestro in Giappone, e per poter fare un'esperienza che ve la porterete dietro tutta la vita sicuramente, ve lo garantisco. Terzo motivo per cui vale la pena andare ad allenarsi in Giappone è il vostro stato d'animo vi chiede, lo sentite dentro di voi che volete approfondire, volete fare questa esperienza. Non avete comunque contatti, non avete nessun punto di riferimento, però avete la volontà di informarvi, di studiare l'etichetta, il comportamento giapponese, avete la volontà di imparare anche qualche parola in giapponese che vi può aiutare. Se vi presentate con tutti questi elementi sul suolo giapponese, cominciate a girare e vi proporrete nel modo giusto, non è garantito che riuscirete, forse non alla prima, non alla seconda, ma alla terza volta, ma vedrete che questo vostro comportamento, questa cosa che voi avete costruito, sicuramente a un certo punto vi darà dei risultati. Quindi se veramente lo sentite dentro di voi e siete disposti a fare determinate cose per ottenerlo, vale la pena andare in Giappone. Non ci riuscirete? Ci riuscirete la prossima volta, ma vale la pena. Certo, vale la pena provare. Ogni esperienza è d'aiuto per crescere sempre. Qui ci ricolleghiamo indirettamente anche a quello che dicevamo prima. Non vale la pena se non avete spirito di adattamento e non vi volete adattare. Se invece avete questo spirito di adattamento, come ha detto il maestro Lorenzo, avete tanta voglia di imparare, di crescere, lo sentite nel sangue, nel vostro stesso essere, che io devo andare, io ero così, sono così, io ho sentito, sento tuttora il bisogno sempre di andare a imparare cose nuove per crescere nella mia pratica. Fatelo, adattatevi, ne vale la pena, anche se troverete all'inizio delle porte chiuse perché non siete perfetti in quello che avete imparato. Incontrerete anche delle persone che vi verranno incontro, vi aiuteranno sul posto stesso, farete esperienze e avete modo di fare un percorso di crescita, anche questo, che vi porterà tanto, vi darà tanto indietro, anche da un punto di vista di arte marziale, anche se si parla di cultura, come si diceva prima, la cultura è fortemente, l'arte marziale è fortemente connotata dalla cultura in cui questa è stata creata e è nata. Quindi, indirettamente, conoscendo la cultura e approfondendo la cultura giapponese, noi andiamo ad arricchire anche quella che è la nostra pratica. Faremo il nostro saluto all'inizio e alla fine della lezione in maniera totalmente diversa, con una consapevolezza diversa.
Tutte le volte che lavoreremo a coppia lo faremo in maniera diversa, tutte le volte che praticheremo un kata e faremo il saluto di inizio e di fine, lo faremo anche quello con uno spirito completamente diverso, proprio perché siamo riusciti ad imparare come effettivamente praticare a 360 gradi, e questo vuol dire anche essere consapevoli della cultura giapponese. Quindi un consiglio: adattatevi, anche se non è nel vostro carattere quello di farlo, adattatevi e cercate di farlo al vostro meglio, non ne varrà la pena e non ne rimarrete assolutamente delusi. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video, speriamo di avervi chiarito le idee, se qualcuno magari era lì che stava pensando di fare questa esperienza, e se invece avete già fatto questo tipo di esperienza, perché no, scrivetelo nei commenti e fatecelo sapere. Speriamo che questo video vi sia piaciuto, come sempre vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale, perché se vi piace la filosofia giapponese, delle arti marziali, del kobudo, delle armi, insomma di tutto quello che ruota intorno al meraviglioso mondo delle arti marziali, non potete che sostenere questo progetto come like e sottoscrizione, iscrivendovi al canale ovviamente. Bene, vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Domo arigato! Arigato gozaimashita! Cioè, siamo stati fantastici, cioè, di solito 2000 errori, 30.000 stop, qui c'ho solo da tagliare.